Avete bisogno di crediti per FIFA 18? Footloot.com, passate nel link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati al vostro Jagger. Siamo tornati signori di nuovo su FIFA 18. Sono qua ragazzi sempre con la serie, quella del Rodolus dei Mondiali 2018. Signori, allora siamo all'appuntamento veramente molto importante, perché stiamo quasi per terminare con gli ultimi 4 video, quindi con le ultime 4 squadre. Andremo a terminare tutte quante le fasi, probabilmente quelle in cui vedremo chi passerà alla fase successiva. Oggi ragazzi, come da titolo, come da miniatura, state vedendo che giocheremo con il Belgio. Vi dico solo che ragazzi, mi sono fatto una squadra veramente devastante, una squadra bellissima. C'erano veramente tantissimi giocatori ed ero molto indeciso su chi andare a mettere praticamente. Ma secondo me è venuta fuori una squadra veramente eccezionale. Allora, carta e penna l'abbiamo. L'ultima volta passata la Svezia, la Germania è stata eliminata, quindi tanta robetta. Ma vediamo un attimino, perché oggi la squadra sarà molto potente, quindi in questo caso troveremo avversari molto forti anche con il Belgio. Però vediamo un attimino come andrà. Signori, mi raccomando, un bel pollice in su subito per supportare questa serie, perché stiamo andando veramente molto bene. Cercherò di portarvi più video più frequentemente, in modo tale da terminare anche prima. E signori, subitissimo andiamo a vedere che questa è la nostra squadra con cui oggi andremo a giocare questa sfida con il Belgio. Vediamo subito che abbiamo come due carte speciali. Ovviamente non poteva mancare il nostro Mertens, che abbiamo trovato oggi nei pack opening. Credo di averlo messo oggi il pack opening, dove ho trovato anche Mertens 96 ragazzi, primo proprietario, un giocatore veramente spettacolare. Volevo mettere Lukaku, però ho detto vabbè, come faccio a non giocare con Mertens Tots. Poi come giocatore speciale ho inserito Rasha Nainggolan, quello del Footmas. Quindi anche questo veramente molto importante, molto forte. Squadra veramente da Dio ragazzuoli. Direi che siamo prontissimi per andare a giocare. Andiamo a vedere un po' i nostri primi avversari e vediamo ovviamente quante ne riusciremo a vincere. Spero tantissimo, perché il Belgio, raga, è una squadra che ci punta veramente tanto quest'anno. Anche se secondo me il mondiale vero e proprio se lo porterà a casa, visto la squadra. Comunque sì, il Belgio sarà fortissimo, l'Argentina sarà forte, ma la Francia sarà forte. Ma secondo me quest'anno il Brasile, ragazzi, dato dai nuovi giocatori che ha veramente molto forti, non è da sottovalutare. E vediamo subito il nostro primo avversario, che squadra ci porta davanti a noi. Un 191 devastante, raga, con Suarez e Tots, Son e Tots. Ma no, vabbè, raga, ma è incredibile sta squadra. Poi dici perché giocando con le nazionalità più forti trovi avversari forti. Madonna mia, che bestia c'ha questo, raga. Fa pure il cambio, quindi c'è, cioè, oltre a che cacchio si ammette pure, oh. Ma che va a mettere pure Gesù con Giuseppe, Gio e Maria e tutti gli asinelli che sta. Che devo fare? Oh, bah, raga, incrociamo le dita, perché qua ci servirà tanta, ma tanta fortuna. Ce ne servirà veramente tanta. Anche se c'è Rasha Nainggolan, ci prova subitissimo Rasha. Leva Dembélé. E sono curioso di vedere chi ha messo, raga, perché Mertens è sicuramente Tots. Ma sicuro, raga, a palla proprio. Madonna mia, partito Mertens. È partito Mertens. È partito Mertens, madonna santa, raga. Ma quanto corre Mertens. È la prima volta che uso Mertens 96, raga. Attenzione, è da una Sard. Ancora Sard. Ancora lui, signori. Ancora Sard. Ancora lui, no, deviata. Come se... Madonna mia. Madonna mia, raga. Ci piace. Quando se ne va ancora Sard. Se ne va ancora Sard. Per Rasha. Ancora così. Ancora lui. E ancora Rasha. Mamma mia, raga. Però mi piace, sto giocando benissimo. Madonna, che scatto incredibile ha fatto, raga. Oddio, ci sta bene. Come ci godo, come ci godo, raga. Ma che scatto incredibile ha fatto Son. Madonna, se parte Son, raga, ma so cazzi proprio. Son cazzi proprio. Ma ha fregato. Ma ha fregato qua, ragazzi. Sto girando, Son, raga, è micidiale. Mamma mia, Son, raga, è una cosa assurda. Come taglia in mezzo, è di una velocità pazzesca. Dai. Dai, da tanti proprio lì andava quel pallone. 2-0, raga. Si fa veramente tosta per il Belgio. Attenzione, non me l'aspettavo. Tutto insieme si sblocca la partita. 52esimo, 57esimo. Questo non ha fatto un cazzo tutto il tempo, tranne che prende quel palo lì. Bello, dai. E daglielo. E andiamo a recuperare sta partita. Madonna mia, da tanti fa segnare Fellaini, raga. Porca miseria. Non che faccia schifo, però da tanti giocatori che ho me va a segnare lui. Ah, meno male che abbiamo segnato. Dai, 2-1. Appunto. Non va. Ho rischiato, raga. Ho rischiato per forza. 3-1. Suarez, l'attacco totale mi è servito per vedere 70 volte riusciva a fare il gol.
Vabbè, non è detto, dai, prima partita 3-1, raga. Vediamo come andranno le altre. Sto Belgio ci ha detto male. Vabbè, ma amico mio, ti passano anche tutti i palloni, però dai, vabbè. Sta partita è stata sputtanata, ragazzi. Va bene, finisce qua, ragazzi, ci sta. Perdiamo la prima 4-1. E questo è il gioco, signori. E questo è il gioco. Può succedere di tutto. Prima partita perdiamo 4-1. Noi con 12-9, lui con 7 di rimporta. Lui 7 di rimporta, ha fatto 4 gol. Io 9 di rimporta, un gol. Andiamo a vedere il secondo avversario. Vediamo un attimino, ragazzuoli, che squadra ci pone. Anche questa è una bella squadra. Però già questa rispetto a prima, ragazzuoli, è secondo me un po' più abbordabile. Mentre l'altra c'aveva Son, che era una bestia. Comunque era una squadra molto forte. Anche la mia fortissima, purtroppo. Mi ha detto anche male in determinate situazioni. Però ci sta, 4-1. Abbiamo perso la prima partita, ci andiamo a giocare la seconda. Dobbiamo portarci assolutamente la vittoria a casa, raga, perché sennò qui veramente per il Belgio si mette male. Anche perché poi dopo non è che abbiamo un avversario tanto meno. Abbiamo l'Inghilterra, raga, Cioè, non è che dobbiamo sottovalutare l'Inghilterra. Attenzione, qua l'azione era buona. Bella, raga, molto più studiata, molto più con calma, senza prendere decisioni affrettate. Non mi dici già te la quitti? Ah, ok, no. Va a segnare lui. E Progneta. Lero, ulallero. Che è successo? Ma che tanto forse era il rigore comunque, a prescindere, raga. Va a segnare Marez, quindi probabilmente gli dava il rigore, perché aveva anche fischiato. Però vabbè, che bordello, andiamo bene. Guarda che gol da una subio, ragazzi. Questi ogni tiro fanno un gol. Ma dai, ma mo... Ah, ma dai, su FIFA! Ogni tiro un gol, porca miseria. Ma che c'hai oggi? Dai, Mertens, su. È fatta sta corsa. È fatta sta corsa. E dai così, raga. Due pari. Assist di Mertens. E va a segnare lui. Ed è un Hazard. Due pari. Andiamo a vincere sta cavolo di partita. Forza. E dai, Mertens. Prende il palo. E toglielo, mannaggia la puttana. Eccolo. Vai, signori. 3-2 Mertens. Ma che fai, quitti? Ah, no, da quitta, che mo te ne faccio altri. Dai, Mertens. Finalmente si sblocca. Coppa li mette sulla braccia. Sta succedendo un bordello, raga. Ce ne andiamo. Ancora Mertens. Ancora Mertens. Ancora Mertens, che si allunga fino alla fine. Il portiere l'ha presa comunque. Sì, ma siamo al 90esimo. Vai, raga. Siamo al 90esimo. Devi fischiare, albero. Devi fischiare. No, aspetta, ma non fischia. Aspetta, ma non fischia. Oh, fischia, fischia, fischia. Che cazzo ce ne fotte? Fischia, fischia. Fischia, fischia, fischia. E va a vincere questa, raga. 3-2. Madonna, come sono sudate queste partite del Belgio, porca miseria. Le reti di Mertens, il Prugnetta e Hazard. Tosto, raga, Andiamo a giocarci l'ultima partita, sperando di portarci a casa anche quella. 11-9, 7-4. Difficilissima. Ci siamo, ragazzi. Vediamo il nostro ultimo avversario. Oh, una squadra decente. Una squadra che non è troppo forte. Non abbiamo trovato Tozzi, Coni, Leggende, Gesù e Giuseppe. Ma sperando che ovviamente in panchina non ha Ronaldo, Messi e chi cacchio ne so. Quindi... è la nostra opportunità, la nostra occasione, ragazzuoli, di portarci a casa la seconda vittoria. Una sconfitta, una vittoria, speriamo bene questa. Ok, ragazzi, forza! Vediamo un attimino cosa riusciamo a fare. Il nostro bel Recep Nainggolan. Musonda. Ancora lui. Per il Prugneta. Il Prugneta, raga! Già partiamo male. Ci piace Mertens. Ci piace Mertens. Oh, rigorissimo! Rigorissimo! Rigorissimo per Mertens. Ci proviamo, raga. Angolatissimo. Angolatissimo. Veramente imparabile, raga. Veramente imparabile. Bello Mertens. Ma meno male che ho fatto quel tocchetto in più con la freccetta, perché sennò penso che l'aveva parato tranquillamente. Allora, eccolo qua, raga. E finalmente vanno i tiri dove dico io. Porca puttazzola. 2-0. Buono, guarda qua, senza dream shot, senza niente di pura potenza. Mertens va a segnare la doppietta personale in questa partitozza. E qui ce l'abbiamo carico Mertens, signori, qua l'abbiamo carico. Qui vogliamo tantissimi gol da parte sua. Eccolo, piattone, signori, su finissimo.
va a segnare un altro gol. Mertens, tripletta personale per lui. Mamma mia, che sta partita ti sei scatenato, Mertens, eh? Sta partita proprio, finalmente i tiri che facciamo entrano in porta. Dai ragazzi, siamo al 90esimo, forza e coraggio, resistiamo perché non voglio subire neanche un gol, che questo 3-0 ci serve come il pane proprio. Quindi, a costo di ucciderti, mannaggia la miseria, non devo subire il gol. Non mi interessa, vai portierone, vai Mignolino, spaccali tutti. Ed eccolo qua, grande Fellaini. Signori, 3-0, finalmente il Belgio si porta a casa la seconda vittoria. Era meglio 3, però ragazzi, meglio di niente. Andiamo a vedere tripletta di Mertens. Madonna, tripletta di Mertens addirittura. 21-14, porco Giuda. Comunque l'importante è che abbiamo vinto. Ragazzuoli, allora, il Belgio ha totalizzato 6 punti perché purtroppo abbiamo avuto una sconfitta. Mo bisogna vedere un attimo l'Inghilterra perché non sarà veramente facile. Abbiamo fatto 4 gol con Mertens, un gol con il Prugnetta, un gol con Hazard e un gol con Fellaini. Però, signori, 4 gol con Mertens non è assolutamente male. Per oggi è tutto ragazzi, questo video è terminato. Ovviamente poi andremo a vedere come giocheremo con l'Inghilterra e vediamo un pochettino quello che succederà. Signori, mi raccomando, vi lascio un bel pollice in su, commentare, condividete la vostra pagina Facebook e Instagram, trovate il link in descrizione. Ci vediamo con un prossimo appuntamento qui sempre sul mio canale. Mi raccomando, spolliciate un casino. Al prossimo video, ciao ragazzuoli.